Do una panoramica su Operazione Matrioska, che tra l'altro è già stato presentato qua l'anno scorso, quindi è un piacevole ritorno il mio a questa manifestazione che amo molto. E Operazione Matrioska, vi dicevo prima, ripercorre un po' questi trucchi che io, di cui ho parlato un attimo fa, proprio per creare la suspense, per raccontare e descrivere i fatti e le vicende e gli ambienti in modo da stuzzicare l'attenzione, utilizzando la sensorialità di chi scrive per collegarsi alla sensorialità di chi poi legge. Operazione Matrioska è un giallo all'incontrario, un thriller in stile Dan Brown, e in cui non dovete scoprire chi è l'assassino. E l'assassino è la prima persona che incontrate. Quello che dovete scoprire è perché quest'uomo deve eliminare tutte le matrioske che compongono un piano che mira a concentrare nelle mani di pochi le grandi ricchezze mondiali. Dietro a questo scacchiere su cui i protagonisti si spostano c'è il mondo della massoneria, ci sono intrecci di potere in cui viene evidenziato molto bene quanto sia importante l'anima di chi fa uso di questo potere, ovvero la positività o la negatività delle persone, non tanto dell'entità in sé. Operazione Matrioska è sostanzialmente un'indagine giornalistica. Qui abbiamo Patrizia e Beppe, che sono anche colleghi, quindi noi di solito ci incontriamo ai concerti, quindi anche il mondo dell'arte si intreccia con quello del giornalismo e con quello del racconto giallo, perché a indagare su queste morti misteriose è proprio una giornalista. È una giornalista molto particolare perché vi farà conoscere anche i progetti a cui io lavoro come ufficio stampa, tra cui anche i concerti di Antiqua, perché tra i punti in cui avvengono gli omicidi c'è anche Candia Canavese, quindi il priorato di Santo Stefano. Luoghi e alcuni dei personaggi sono veri, altri sono frutto di fantasia. Soprattutto sono veri i luoghi, gli ambienti in cui i fatti accadono. Si parte dallo splendido Lago d'Orta per arrivare a Candia, poi Torino, un breve passaggio a Parigi e poi Washington, che ha nel suo centro, il mall di Washington, un'architettura massonica per eccellenza. E io ovviamente non vi dico chi è l'uomo al centro della matrioska che genera tutta questa indagine, la dovete scoprire leggendo Operazione Matrioska. Vi dico però che anche i personaggi stessi sono fatti astratti. Come astratti siamo sostanzialmente fatti tutti, nessuno di noi è completamente buono o completamente cattivo. Abbiamo delle maschere, dei volti che spesso usiamo per interfacciarci con chi abbiamo di fronte. La capacità del lettore in questo caso sarà scoprire cosa si nasconde dietro alla maschera dei diversi personaggi. Io, siccome vi ho già massacrati prima col racconto sulla suspense e gli ambienti, la farei breve, così diamo un po' di fiato di più a Fabio Bizzotto. È innanzitutto un amico, io tra le tante cose che faccio curo il periodico Occhi Aperti dell'Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti ODV, lo faccio da quasi 20 anni ed è una realtà a cui sono legata anche proprio affettivamente oltre che professionalmente, e all'interno dell'APRI ho conosciuto Fabio, che oltre ad essere un informatico è un appassionato di thriller, ma soprattutto di thriller all'americana, quindi di indagine sul campo e, se vogliamo ricollegarci a quello che si diceva prima, a un tipo di protagonista che indaga in maniera molto insolita, molto particolare, perché è anche il protagonista, come l'autore stesso, è un disabile della vista, una persona non vedente che però, anche grazie alla tecnologia, esattamente come Fabio, riesce a superare questo ostacolo, a portare avanti delle indagini e a catapultarci in due storie, perché oggi qui parliamo anche di Caffè col Morto, che è stata la sua prima opera, quindi Caffè col Morto e Lo sguardo del nemico. Innanzitutto molto diverse tra di loro, perché vedremo dopo, Lo sguardo del nemico non è solo thriller. Comunque partiamo dal primo, Caffè col Morto. Entrambi le opere sono Booksprint Edizioni, è una storia particolare che è ambientata anche nelle Pole Diese. Sì, è un'opera nata ormai 7-8 anni fa, ma pubblicata solo nel 2021, ed era nata per una sfida con me stesso, nel senso che ero stufo e annoiato di leggere i libri, perché dopo magari mi appassionavo uno scrittore e di punto in bianco, comunque dopo 3 o 4 libri che leggevo o comunque che ascoltavo più che altro,
tendevo a vedere una ciclicità nel suo racconto, nelle sue storie, cioè una cosa. E allora una persona a me molto cara, che è una delle prime persone che ha visto in me una persona, un più al posto di un meno in quanto problematico visivo, mi ha detto: forse è l'ora che te lo scrivi il libro al posto di leggere quello degli altri. E una sera di punto in bianco, una notte di punto in bianco, mi sono messo al computer con le mie cuffie e la mia sintesi vocale e ho scritto il primo capitolo. E da lì, un po' per gioco, un po' per svago, è nato Caffè col Morto. Che poi in realtà sotto forma di giallo o di noir, chiamiamolo come vogliamo, sia l'italiana o la francese, viene visto come un po' ricalcare la mia vita da un punto di vista del personaggio, ma poi svelare tutto quello che può fare un disabile visivo con l'utilizzo di tecniche giuste, metodologie giuste, posti predisposti come sono i centri di abitazione visiva, per imparare a vivere la quotidianità nel miglior modo possibile. Quindi, dato che non mi piace cadere nel banale, quindi la solita storia che poverino, no, allora facciamo una cosa diversa, quindi mettiamo tutto quello che rappresenta o che può fare un disabile visivo sotto forma di un'indagine, in questo caso di due omicidi che capitano qua, quindi ambientata con la Reggia Giacosa, che è il mio paese, che poi si sposta un po' a Ivrea, c'è qualcosa di Torino, c'è qualcosa della Valchiusella, quindi prevalentemente ambientato su posti che conosco, persone che conosco, che fanno girare tutta una vicenda particolare, fatta di amicizia, fatta di inganno, fatta di anche una specie di invidia che andrà a svilupparsi all'interno di tutto il racconto. Caffè col Morto, perché questo libro vi farà venire voglia del caffè, perché questi bevono caffè a litri. Sì, la scelta non è stata casuale del titolo, che in realtà è poi una caratteristica di Luca Bianco, del protagonista, che sovente ha proprio come punto di concentrazione farsi una tazza di caffè. E quindi nel libro riscopriamo che tutte le volte che c'è un qualcosa in cui deve analizzare, deve prendere delle decisioni, c'è la classica scena di lui seduto su una panca di casa che beve un tazzone di caffè e l'altra cosa che le pizze che raccontiamo sempre è che praticamente nel primo romanzo c'è due dipendenze, quella del caffè e quella delle pizze. Nel secondo ci sarà quella della birra, ma di quello ve ne parlo dopo. Allora, io ho conosciuto il Fabio scrittore perché a un certo punto, prodotta la bozza, la prima stesura, mi ha detto: io ho scritto qualcosa, ma non so, è una cosa che io non faccio mai, il correttore bozza l'ho fatto per lui e basta. E faccio anche poco la presentazione di opere di altri, lo faccio solo per gli amici di cui sono a conoscenza e di cui conosco l'opera. E mi ha fatto vedere questo manoscritto ed era terrificante, lo possiamo dire. Ecco. Assolutamente sì. E lui non voleva assolutamente fare corsi di scrittura, però l'ho costretto ad assistere alla correzione, quindi l'ho fatto talmente soffrire, ma talmente soffrire e penare, che gli è entrata a forza tutta la parte di correzione e ne ha fatto tesoro. Quando mi ha detto, dopo 2 o 3 anni, ho un altro libro, dico: Madonna, ci risiamo. Invece quando sono andata a vederlo ho trovato un cambiamento enorme, ma non soltanto dal punto di vista della scrittura, che era più limpida, più corretta, più scorrevole, era proprio cambiato anche lui. Quindi da uno all'altro, poi ci arriviamo anche a questo risvolto un po' personale che è anche nello sguardo del nemico, ma da uno all'altro tu hai lavorato anche su di te, quindi il potere terapeutico della scrittura di cui abbiamo parlato prima parlando di sensorialità l'hai provato anche su te stesso. Sì, nel senso che, vabbè, come hai detto tu, sono un informatico, quindi per me più di qualche punto e qualche virgola tutto il resto della punteggiatura non esiste, nel senso le virgolette un po' qua, un po' là, e anche perché appunto avendo fatto informatica per me è Pippo, Pluto e Paperino quando fai i programmi, ma poi fondamentalmente per scrivere un testo corretto, quindi
quando le ripetizioni, vi discorrendo, era assai problematico. Tra l'altro, una cosa che mi ha sempre raccontato è che quando facevamo la correzione, nel mio primo libro avevo un cane guida, Zach, che purtroppo è mancato qualche mese prima, e lui dormiva. Sì, appena Difatti, cominciavamo a si leggere il cane si è addormentava. addormentava. Quindi, La vedete, ronfava deciso, per cui abbiamo detto se questo è e l'effetto che l'effetto fa, siamo a posto. E quindi è stato un lavoro. E quando ho dovuto, no, quando ho voluto, e la mia testa ha riprodotto un qualcosa di nuovo, ho fatto frutto di tutto quello che in realtà mi ha regalato Caffè col Morto, perché non è tanto la cosa che a me aggrada di più, non è tanto vendere 5, 6, 10, 20 copie, è quello di essere di qua e trasmettere a chi mi ascolta un qualcosa che non è il solito racconto, ma un qualcosa di più. E quindi mi sono detto, voglio chiudere un cerchio, perché nel mio primo libro racconto una serie di cose che io ho vissuto, e quindi il mio alter ego Luca Bianco descrive e vive. Nei 3 anni che sono passati, o comunque 2 anni e mezzo che sono passati, io sono cambiato tanto, ho quasi toccato il fondo, e poi ho fatto uno switch, è cambiato. Quindi il Fabio interiore, quindi il Luca interiore, è rimasto lo stesso. Ma quello che gli altri percepiscono, quello che gli altri vedono, è completamente diverso. Innanzitutto, queste famose maschere di cui parlava prima Deborah non ci sono, nel senso che io ho una faccia sola, ho solo una persona, e quindi per me è quello, che posso stare simpatico o antipatico, non mi interessa. Fondamentalmente non mi interessa, e Luca Bianco, il mio alter ego, è così. Quindi può risultare stronzo oppure può risultare simpatico, ma è in base anche alla situazione in cui si trova, cioè si comporta in una determinata maniera, e lo si comporta sempre, sia in Caffè col Morto che nello Sguardo del Nemico. Poi è chiaro che basta che prendete i 2 libri, guardate le foto dietro, c'è 50-60 kg di differenza tra il Fabio di Caffè col Morto e il Fabio dello Sguardo del Nemico. Ma tutto questo è dovuto alla testa, cioè questo è dovuto che comunque nei miei libri si vede anche, soprattutto nello Sguardo del Nemico, parte Luca in un viaggio in cui è fermo, nel senso che è all'abbandono più totale di se stesso, e poi pian piano il racconto sale e Luca trova la sua strada, la sua dimensione. E rifacendomi una domanda che ha fatto prima Ennio all'autrice che ha presentato il suo libro Fantasy, sei forse adesso, a distanza veramente di pochi mesi, avrei potuto forse arricchirlo di qualcosa, perché io negli ultimi 3 mesi ho cambiato tanto. Ma fondamentalmente perché non l'ho fatto? O comunque potevo stopparlo e continuarlo? Perché volevo chiudere un cerchio che era partito nel 2021 e un cerchio che si è chiuso adesso nel 2024. Ho voluto fortemente pubblicarlo entro la fine di giugno per alcuni motivi personali. E quindi fondamentalmente sono convinto del lavoro che ho fatto, e Luca Bianco e Gabriele Catta, che sono i due protagonisti dei 2 romanzi, finiscono qua, nel senso che se ci sarà un terzo libro, sarà completamente una cosa diversa, perché nei miei libri, essendoci tanto di me, c'è anche nella scrittura, quindi non trovo, se qualcuno avrà voglia di leggerlo, comprarlo, vi discorrendo, non trovate la classica descrizione di paesaggi, di cose, perché io non vedendole, o comunque non vedendole bene, mi sembra di prendere in giro il lettore. Perché se uno legge dietro e gli dice, cioè, ragazzi, cieco parziale, e poi descrivo nei minimi particolari la capigliatura, l'occhio di qualcuno, gli occhi di qualcuno, se ha la barba in col, cioè non mi piace, quindi mi sembra di prendere in giro il lettore. Allora cosa ho fatto? Preferisco che abbiano dei pensieri, che abbiano degli atteggiamenti, che abbiano de delle caratteristiche umane, fisiche, interiori, quindi che esprimino qualcosa. E i miei personaggi magari sono pochi, ma quasi tutti, se ci sono, hanno una loro linea nel racconto, non sono buttati a caso, o per me, oppure per lo sviluppo della storia.
Caffè col morto sono indagini sostanzialmente in canavese sì. su una storia che è legata a omicidi con uno sfondo, diciamo, che riconduce al mondo dello spaccio di stupefacenti. Con lo sguardo del nemico, innanzitutto parlaci della struttura del libro, perché le cose cambiano molto. Innanzitutto è fatto da una storia lunga e da un racconto breve. Scelta che io non ho condiviso dall'inizio, perché secondo me un'opera deve avere la sua integrità e la sua conclusione, però tu volevi farlo proprio per questo discorso che mi facevi, perché la tua evoluzione come persona è andata di pari passo con l'evoluzione del personaggio, e lo sguardo del nemico diventa un po' un testamento spirituale che tu lasci da un punto di vista letterario per questo personaggio. Raccontaci quali sono invece gli argomenti dello sguardo del nemico, anzi nella Casa della Luce, che è il racconto più lungo che compone il volume. La Casa della Luce ricalca di nuovo i due personaggi, quindi Luca Bianco e Gabriele Catta, che a distanza di anni si ritrovano per, diciamo, un gioco quasi, una lettera anonima arrivata al commissario Guida a Ivrea, dove praticamente si fa riferimento a un problema legato alla Casa della Luce, che è un centro di abitazione visivo che mi sono praticamente inventato, che secondo me servirebbe come struttura importante per chi ha problemi visivi imparare a vivere la quotidianità. E quindi il problema che troviamo Luca in Liguria, a Santo Stefano al Mare, nascosto, a cercare di trovare se stesso, ma in realtà non lo ritrova, e Catta, che ha la sua vita, che è diventato commissario grazie alle indagini svolte brillantemente 3 anni prima, risolte grazie all'aiuto di Luca, che si ritrova un po' di nuovo ributtato in vecchie situazioni. E quindi le strade dei due protagonisti si rincontrano prevalentemente a Berlino, dove Luca cerca, è una città in cui si rivede molto, e quindi cerca di nuovo evadere lì per ritrovare un po' di fiducia, un po' di forza di riprendere in mano la sua vita, e Catta lo insegue per capire cosa stava succedendo, e da lì si ritroveranno poi a Torino a risolvere un possibile caso di terrorismo ambientato a Torino. Adesso non vi posso dire ovviamente la cosa di Torino, perché esatto. Il luogo in cui avviene, diciamo, il momento clou è veramente una location d'eccezione, quindi non ve lo svegliamo in anteprima, dovrete scoprirlo leggendo. Il tempo è tiranno, portaci nella seconda parte del libro. Seconda parte del libro è una cosa che ho scritto in mezza giornata. Era un pomeriggio. Breve. È un racconto molto breve, una decina di pagine, dove praticamente il mio alter ego, Luca Bianco, si ritrova a fare un'esperienza multisensoriale, quindi extra la sua vita. E si ritrova, guarda caso, in un bar a prendere un caffè, e al posto di trovare il classico barista, si ritrova il fantasma del suo passato, una persona del suo passato. E lì gli verrà svelato che deve vivere in 5 giorni 4 vite diverse. Difatti il racconto si chiama 5 giorni 4 vite. Una sorta di sliding doors. Esatto. E Luca dovrà vivere queste vite parallele, e alla fine di queste vite si fa e si risponde determinate domande, che è un po' quelle che realmente mi sono fatto e continuo a farmi tuttora, e cerco di dare una risposta sotto forma di punto di questo racconto. Quindi c'è un qualcosa di nuovo, riparto da Torino e finisco a Colleretto, è per questo che dico che ho voluto chiudere un cerchio, perché nel primo parto da Colleretto e si sviluppa tutto lì, poi e vado quindi a cercare posti diversi dove credo di star bene, o comunque dove mi voglio nascondere, dove voglio fare un punto di un Luca diverso, quindi un Fabio diverso, per poi ritrovare la cosa forse principale e tornare a casa propria. E quindi è di nuovo una cosa molto particolare, e mi ricordo che appunto Deborah diceva no, ma poi quando l'ha letto mi ha detto: complimenti allo spacciatore che ti ha fatto scrivere questo libro. Quindi fondamentalmente
Poi ripeto, sono un informatico, quindi per tutto quello che riguarda la fantasia, cose così, è molto più complicato dal mio punto di vista. La cosa che sicuramente c'è molto di più nello sguardo del nemico è la ricerca. Cioè, mi sono molto divertito a fare delle ricerche per scrivere un qualcosa che sia realistico, quindi quando si parla di luoghi, di posti, e do delle informazioni storiche o geografiche o politiche con dei riferimenti giusti, perché come dicevo prima sul fatto del racconto, di descrizione, la stessa cosa, non voglio scrivere una cosa sbagliata per prendere in giro il lettore, perché mi metto sempre dall'altra parte, quindi dico, se io leggo una cosa che so che è sbagliata, mi viene da chiudere il libro ed è finita lì, per come sono fatto io. Quindi preferisco magari scrivere, fare una ricerca di 5-6 ore per scrivere una pagina, ma almeno che sia una pagina ben scritta dal punto di vista della ricerca. Poi dal punto di vista grammaticale e via discorrendo, quello è stato un po' più difficoltoso, ma molto meno del primo, sicuramente. Mancano pochi minuti, io approfitterei per approfondire proprio il discorso legato al fatto di non vedere, perché quando io ho proposto anche il corso di scrittura all'Associazione Retinopati Cipovedenti, ho fatto il corso con una ventina di persone non vedenti. E questo ci ti pone da un punto di vista particolare, perché le descrizioni, di cui parlavamo anche prima, sono fatte con un senso in meno. Quindi si dà più importanza magari al rumore, al profumo, al suono, alla sensazione intesa come sesto senso nel percepire ciò che accade intorno a sé. Ed è un po' la caratteristica che tu fai sviluppare al tuo personaggio e che un po' hai sviluppato tu, perché io prima ho fatto la conferenza, lui mi ha fatto le foto, non vede, mi ha fatto 3 foto splendide. Quindi lui ormai si muove con una scioltezza e con una dimestichezza anche con i mezzi tecnologici che veramente lascia perplessi. Raccontaci un po' questo tuo rapporto con la tecnologia e anche con questo vedere o non vedere, percepire o non percepire il mondo. Beh, è un discorso abbastanza complesso che cerchiamo di sintetizzare così. Io fino a 8 anni vedevo, poi una malattia mi ha portato via gran parte della mia vista, quindi sono cieco parziale, ma se ti dicessi che vedo un 50esimo dall'occhio destro e un 20esimo dall'occhio sinistro, poi cos'è? Non è neanche... io vi posso dire, dividete una torta in 10 parti, ogni 10 parti è un decimo della vostra vista. Prendete il decimo, lo dividete ancora in metà, quello è un 20esimo e quindi quello che vedo io realmente. Poi in realtà c'è 3000 altre componenti che in realtà vedo ancora meno di quello, ma è per farvi capire che la vista è molto bassa, per quello si chiama cieco parziale. Il problema qual è? Il vantaggio qual è? Che nel mio caso, avendo visto fino agli 8 anni e aver sviluppato comunque dei ricordi visivi, e avere attuato all'interno del mio cervello tutta una serie di cose, mi permette, detto quasi volgarmente, di vedere di più di quello che in realtà vedo. Ed è molto difficile da spiegare a voi velocemente, nel senso che magari mi è capitato recentemente, mi è arrivata una foto e io pensavo che fosse una specie di lenzuolo buttato su un tavolo verde. In realtà erano le nubi dell'altro giorno, che c'era un temporale allucinante, prese da lontano con un prato e gli alberi. Quando poi dopo mi è arrivato un messaggio che mi spiegava la foto, allora poi lì ho visto che era un prato con gli alberi e le nuvole. Ma non sapendo niente, la mia vista mi ha fatto vedere quello che realmente io vedo. E la tecnologia aiuta sicuramente, va utilizzata nel modo corretto, nel modo giusto, non per avere delle abbreviazioni perché non c'è voglia di fare determinate cose, ma va usato per aiutare. Cioè, quindi una persona disabile che abbia qualsiasi tipo di disabilità deve cercare di essere il più autonomo possibile. Ovviamente per essere il più autonomo possibile deve stare bene di testa, cioè quindi affrontare tutto quello che gli capita nel modo corretto e con le sensazioni giuste. Poi da lì già quello è il primo passo fondamentale, che non è facile, perché comunque come tutti al mattino ci possiamo alzare con il piede storto e la giornata gira già male. Figuratevi per un disabile che magari al mattino si alza, fa sempre colazione sempre uguale, e quella mattina dà un colpo alla tazza, rovescia il tè, e lì è un disastro, perché poi come fai a pulire correttamente, come fai, magari hai sporcato altro, non te ne sei accorto, ti sei sporcato te ma non te ne sei accorto, quindi vai in giro con la maglia sporca e tutti ti dicono: cosa è successo, la maglia sporca? Cioè,
Questo purtroppo è la quotidianità. Per fare questo, cioè per vivere nel modo corretto, ci sono gli strumenti adatti, quindi cellulari, computer, gente che ti insegna quindi anche a vivere la quotidianità, quindi farti da mangiare, farti il letto, te, prendere cura di te stesso. Però devi essere tu pronto mentalmente e quelli che stanno attorno a te ad esserlo, che tu puoi fare determinate cose, magari al posto di metterci 5 minuti ce ne metti 10. È anche vero che il mondo di adesso non ti permette di perdere del tempo, perché tutti vogliono tutto e subito. Quindi la tecnologia ti aiuta a rendertelo più con tempi più ridotti, però va utilizzato nel modo corretto, che non sia un inganno. Prima parlavate ad esempio di questa intelligenza artificiale, non la usiamo da anni l'intelligenza artificiale, come cioè, santo Steve Jobs per noi, che ci ha permesso di avere veramente, come tutti voi, cioè se io vengo nelle vostre tasche, per nel vostro cellulare, con due tocchi io lo rendo parlante e posso usare il vostro cellulare, sia che sia il mondo Apple che sia il mondo Android. Ma questo grazie a magari Steve Jobs, che è stato un luminare in questo campo. Quindi ovviamente va utilizzato nel modo giusto, con i tempi giusti. Io lo faccio da quando sono bambino, perché ho avuto la fortuna che nel 94 mi sono ammalato, o 93, e da lì l'esploit informatico è stato accelerato in una maniera incredibile. Quindi forse solo perché lavoro in un centro di abilitazione visiva e faccio il tifo tecnico, quindi il tecnico degli ausili, mi posso permettere di sapere tutto quello che esce, ma altrimenti è molto problematico. Cioè, se mi dicevano 10 anni fa che potrei mettermi uno zaino addosso e lui mi guida grazie all'iPhone o grazie al cellulare su tutto quello che mi circonda e posso camminare in modo tranquillo per tutte le città d'Europa, basta che siano ben mappate dal famoso 4G che vedete sul cellulare, era una cosa impensabile fino a qualche anno fa. E invece adesso ancora tutti, la maggior parte, vanno ancora col famoso bastone bianco o col cane guida, che sono due mondi completamente diversi. La tecnologia ti porta a quella cosa lì, però poi nel momento in cui non funziona, si scarica o comunque hai una problematica, tu cosa fai? Non sai più usare, muoverti da solo, quindi hai bisogno degli altri. Quindi va usato tutto nel modo corretto, con i tempi giusti. Ecco, tutto questo lo trovate nella quotidianità del protagonista di Caffè col Morto, ma soprattutto in Sguardo del Nemico. Tutti e tre i libri di cui abbiamo parlato in questa mezz'ora li trovate fuori se volete dare un'occhiata. Io approfitto degli ultimi secondi per dirvi che questa è stata la prima uscita ufficiale dello Sguardo del Nemico, perché ci tenevamo anche per amicizia nei confronti di Ennio, e poi perché ha fatto molto piacere a Fabio, come autore esordiente, partecipare a un festival noir. E l'altra presentazione, diciamo in grande, dedicata soltanto a Fabio, avrà luogo domenica 26 alle 17 con Loreto Giacosa, quindi al Salone Pluriuso. Se volete partecipare, si parlerà un po' più diffusamente dell'opera di Fabio Bizzotto. Grazie per averci seguiti.